Il campionato si ferma durante l'estate, ma non si ferma la grande giostra del calciomercato, che alimenta ed entusiasma il popolo del pallone. La Fiorentina è la regina dell'estate, grazie ad una campagna acquisti stellare. Arrivano a Firenze Pecci e Graziani, Bjerkovud e Cucureddu, e la coppia di giovani talenti formata da Monelli e Massaro. Tu sei stato quello che nidifica alle aste, si chiama il top price, cioè il cavallo più pagato dell'estate. Una rivoluzione per la squadra affidata a De Sisti, che vuole lo scudetto. La concorrenza però è agguerrita. La Roma punta sui giovani Nele e Marangon, l'Inter sistema la difesa con lo stopper Bachlechner e si affida per l'attacco alla fantasia di Salvatore Bagni. Il Napoli crede nelle qualità del ventenne Benedetti e offre a Palanca l'occasione per il salto di qualità. Rossi, Bettega, Giordano, Graziani e altri che sono sempre nel palazzo, diciamo così, sono più bravi o più fortunati di te? Beh, se sono chiaramente a certi livelli, io penso che sono anche più bravi. Poi c'è la Juve campione in carica. Boniperti ringiovanisce la rosa con il biondo mediano Bonini e soprattutto offre ai tifosi bianconeri l'ennesimo regalo, Paolo Rossi. Fremono i tifosi. Le squadre, dopo i collaudi estivi, sono adesso pronte per intraprendere la corsa a scudetto. Il calcio è già qui, è già tornato. Dopo la chiusura del cosiddetto mercato, l'ottimismo naturalmente dilaga secondo le più classiche tradizioni. Tutti hanno vinto lo scudetto, tutti lo vinceranno, ci vorranno 6 o 7 scudetti da assegnare l'anno prossimo. Insomma, tante parole in attesa dei fatti. La Juventus conferma la squadra che ha vinto il titolo, ma presto Trapattoni dovrà rinunciare prima a Bettega e poi a Tardelli. Necessità virtù, il Trap estrae dalle seconde linee i nomi di Bonini, Galderisi e Cesare Prandelli. Per la corsa allo scudetto bisognerà fare i conti con la Fiorentina, protagonista del mercato estivo. La Roma di Lidl si candida a un'altra stagione da protagonista, con Falcao e Di Bartolomei a costruire gioco, Chierico e Conti sulle fasce per gli inserimenti al solito del bomber di Pruzzo. Il Milan, ritornato in Serie A, si affida a Gigi Radice, ma l'operazione rilancio fallisce strada facendo. A parte Baresi, l'organico decisamente non è all'altezza, e quanto all'attacco, lo scozzese Joe Jordan, detto lo squalo per la rada dentatura, non può essere certo la soluzione. La stagione 81-82 è quella del debutto di un astro nascente del calcio italiano, Roberto Mancini, ma anche l'anno della resurrezione di Paolo Rossi, gettato nella mischia dalla Juventus a fine stagione, scaduta la squalifica, giusto in tempo per ritagliarsi un posto nella nazionale per i mondiali di Spagna. Attenzione, un particolare, diciamo, economico. Sulle maglie delle squadre spuntano delle scritte, sono le prime scritte degli sponsor. Comincia davvero una nuova era. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno e bentrovati all'appuntamento anche quest'anno, il 22esimo per la cronaca, con la nostra trasmissione le cui caratteristiche restano immutate, dati gli unanimi consensi di coloro i quali seguono questi nostri impegni. Via subito con i punteggi dei primi 45 minuti in linea Torino. Sì, vi ricordo ancora il risultato, Juventus 3, Cesena 1 dopo il primo tempo, passata in vantaggio dopo un primo e 30 secondi di gioco con Bettega, la Juventus dopo 18 minuti si è trovata in vantaggio per Ceretti a 0 e altre ne ha mancate. Linea Ciotti. Grazie a Mary, ribadisco il parziale del Friuli, 0-0 tra Udinese e Milan, e Udine ha risposto in modo straordinariamente partecipe al richiamo del campionato. 0-0 anche a Roma, all'Olimpico il risultato del primo tempo fra Roma e Avellino, si ricomincia in una giornata di sole smagliante, fa molto caldo, gran pienone, gli spettatori saranno all'incirca 65.000. Pochi secondi dallo studio e poi passeremo all'ascolto di Torino, Almeazza, Milano, Internazionale 0, Ascoli 0, a Napoli, Napoli 0, Catanzaro 0, a Firenze Fiorentina 0, Como 0. Cosa succede nel secondo tempo? Io penso che la Fiorentina passerà, ma devono prima avere una migliore condizione fisica e abbarire un po' il gioco alle ali.
Linea Enrico Meri. Sì, d'accordo Roberto, voi entrate in collegamento con lo stadio comunale di Torino mentre le squadre stanno completando i loro schieramenti per dare inizio al secondo tempo. Sento ambiente in cuffia. È Bologna che chiede la linea. Vai, perché Piero. In questo istante l'arbitro Pieri, siamo al quarto minuto del secondo tempo, ha concesso un calcio di rigore in favore del Bologna. Aveva tirato a rete Zuccheri, ma un difensore sardo aveva trattenuto la palla con le mani. Parte il tiro dagli 11 metri e Paris ha fallito il calcio di rigore. A te la linea, Bortoluzzi. Bene, grazie Pasini. Allora il collega Mariconda da Napoli ci informa al secondo minuto, Napoli 1 Catanzaro 0. Ha segnato Pellegrini su azione personale. Vai pure Piero. Mentre Ciotti stava per passarmi la linea, il Bologna ha pareggiato con un tiro di testa di Chiorri. Un attimo di attenzione, il 4-1 della Juventus sul Cesena ci induce a cambiare il campo principale. Chi deve intervenire? Ti chiedo scusa Roberto, sì. Stavo appuntando l'azione, c'è un calcio di rigore in favore della Roma al 21esimo minuto per fallo di mano di Ferrari su palleggio volante da parte di Falcao, ed è Pruzzo naturalmente che va a batterlo. Parte Pruzzo, centrale debole su rasoterra, respinta di piede da parte di Tacconi, il portiere dell'Avellino, e siamo ancora sullo 0-0. La linea a Bortoluzzi. Bene, grazie Claudio. Dicevamo, a Firenze 25esimo, Fiorentina 1 Como 0, rete di Casagrande su passaggio di Antonioni. A Milano Internazionale 0 Ascoli 0, a Napoli 1 Catanzaro 0. 4 al termine, Sandro. E ti confermo che mancano meno di 4 minuti, io direi 2 e mezzo. Attenzione Ciotti, sesta rete della Juventus. Bettega su azione di Cabrini ha messo in rete il sesto pallone juventino. La tela linea. A chi tanto, a chi niente, te 7 gol, io nessuno. Che ho fatto in una partita tanti gol su azione quanti ne ho fatti l'anno passato, quindi se non altro sono obbligato a far meglio dell'anno passato. Va bene, allora dallo studio due risultati finali: al Meazza di Milano Internazionale d'Ascoli 0-0, a Firenze Fiorentina batte Como 1-0. La classifica della Serie A: Juventus, Torino e Fiorentina 2 punti. La prima giornata del campionato ha dato credito al pronostico dei tecnici che vedono ancora la Juventus favorita. Delle altre candidate, deludenti nei risultati, Inter, Roma e Napoli. La miliardaria fiorentina, pur vincendo, ha confermato le difficoltà di intesa e quindi di gioco. Il campionato si colora subito di bianconero. La Juventus onora nel migliore dei modi il titolo di campione d'Italia con un percorso iniziale da record. 6 partite e 6 vittorie consecutive, 12 gol fatti e 2 subiti. Sbriciola gli avversari la vecchia signora, trascinata dai gol di Roberto Bettega che segna con regolarità. Direi che al di là dei miei 3 gol, quello che conforta è la prestazione della squadra. Ma non brilla solo la stella di Bobby Gol nella Juventus e di Trapattoni. Brady dirige l'orchestra con la solita maestria. Scirea si scopre goleador non casuale. Prima arrivavo, calciavo subito, un po' così. Invece adesso magari ragiono un po' di più e cerco sempre di prendere lo specchio dalla porta. Mentre sorprende tutti Pietro Paolo Virdis, trasformato dopo la stagione in prestito al Cagliari. La vecchia è ritornata a vincere e pare anche con una grazia esemplare. Cioè, hai ritrovato Virdis, no? Sembrava un po' impossibile che Moniperti non azzeccasse. In fondo Virdis l'aveva seguito per tempo. È lui che decide le trasferte di Avellino, dove la Juve non aveva mai vinto, e quella di San Siro contro il Milan. Forse per televisione è venuta meglio la partita, c'è un cameraman famoso. Ecco, manca un Altafini o nella Juve o nel Milan. In fatto di nostalgia ne è di più per il rossonero o per il bianconero? Ma vede, io mi trovo tra due fuochi, sono stato bene con tutte e due squadre, mi piace vedere questa partita qua. Per i rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Gigi Radice, il ritorno in A si presenta subito in salita. Noi quest'anno siamo in un'annata così, direi, da definire interlocutoria, nel senso che la squadra si deve ritrovare in tutti i suoi valori di gioco e sotto altri aspetti. Risultati altalenanti, poco gioco e soprattutto un attacco che non segna. Dopo le prime 6 domeniche, una sola rete all'attivo. Il Milan all'altezza per un lungo periodo. Jordan, quasi tutto qui, un colpo di testa. Altafini era un'altra cosa. Ne approfitta l'Inter, che alla 6ª giornata fa su il derby della Madonina con una rete di Gabriele Oriali, che poco dopo si prende una scarpata in faccia da Tassotti. La ferita è profonda.
il volto insanguinato del mediano neroazzurro colpisce il pubblico di San Siro. Da quello che ho potuto vedere mi è sembrato così che Tassotti volesse prendere la palla, ma involontariamente ha colpito al volto Oriani. Non posso credere che lo abbia fatto apposta, perché conoscendo anche il ragazzo non mi sembra tale da poter fare certe cose. Ma noi quando a fine partita abbiamo visto rientrare Oriale con la faccia insanguinata e con questo taglio che metteva veramente paura, siamo diventate tutte bianche, ecco, meno male che la partita era finita. Chiediamo, tanto per rispettare le formalità tradizionali, come va la vita? Lele? Ma io direi abbastanza bene, ho già subito il colpo, fra l'altro sembra che sia anche cucito abbastanza bene, quindi tutto risolto per ora. Va decisamente peggio a Carlo Ancelotti, che si fa male ad un ginocchio nei primi minuti di Roma-Fiorentina. Il suo urlo di dolore entra in tutte le case degli appassionati di calcio ed è come un pugno nello stomaco. Roma perde Ancelotti dopo 9 minuti di gioco. Per il giocatore giallorosso si tratta di distorsione dei legamenti del ginocchio destro. Ci si chiede a questo punto quanto peserà l'assenza di Ancelotti per una Roma che appare l'unica in grado di contrastare il passo deciso della Juventus. I giallorossi sono secondi e appaiono in crescendo dopo un avvio stentato. E ancora una volta il brasiliano Paulo Roberto Falcao, l'uomo simbolo della Roma. Regista e anche finalizzatore. Insieme a Roberto Pruzzo, centravanti sempre affezionato al gol. Falcon imposta dal limite della sua area. Attraversa tutto il campo e poi serve Pruzzo. Tacco, testa, rete. Scoppia l'Olimpico. È stato quel passaggio precedente di Falcon, credo, la cosa più bella che si è visto negli ultimi 10 campionati italiani. Credo che è stata un'azione, una delle poche azioni belle di questa partita. In effetti si teneva a segnare il centesimo gol, soprattutto all'Olimpico, dove era un po' di tempo che non segnavo. La Roma gonfia vele dunque, mentre la Fiorentina non viaggia secondo le aspettative estive. Ma il pubblico viola crede nel progetto di De Sisti. Perché resisti, naturalmente, dopo una giornata negativa come questa, un allenatore sempre si rifugia nei luoghi comuni e cerca scuse. Ecco, tu come te la cavi? Me la cavo nel senso che accetto questo risultato, perché la Roma ha sfruttato il primo gol in maniera conveniente e poi su quel gol, diciamo, ha realizzato la sua partita e noi abbiamo forse subito più del previsto senza poter concretizzare qualcosa di importante, quindi devo accettare questo risultato così com'è, purtroppo. Tra la sesta e la settima giornata, occhi puntati sulla Fiorentina che ospita l'Ascoli per il recupero del terzo turno di campionato. Gli schemi fissi e puntuali hanno fatto dell'Ascoli una squadra oggi temibile. Il match conferma l'ottimo avvio dei marchigiani. Una provinciale di lusso, l'Ascoli, guidata da Carlo Mazzone e retta da un presidente focoso che si batte come un leone per i diritti delle più piccole, Costantino Rozzi. '28 ottobre 1981. Si disputa il recupero della terza giornata tra Fiorentina e Ascoli. Il risultato è inchiodato sullo 0-0. Un rigore dubbio in favore dei Viola scatena la furia del patron Costantino Rozzi. Antonioni fallisce il rigore. L'Ascoli è salvo. Ma il presidente non le manda a dire e si fa allontanare dal campo. Quando ha qualcosa dentro, non riesce a tenersi. Soprattutto se ritiene che il suo miracolo di provincia sia penalizzato in favore di una grande. Figlio di un muratore ed imprenditore edile di successo, ha costruito diversi stadi, oltre a quello della sua città. Costantino Rozzi è uno di quei presidenti che hanno contribuito ad alimentare le leggende nel calcio e non solo per i risultati. Il suo Ascoli approda in Serie A e ci rimane per 13 anni. Un record per una città che conta poco più di 50.000 abitanti. Presidente Rozzi, quindi c'è molta fiducia in lei personalmente e certamente in tutta la sua squadra. Vulcanico come nessun altro, sceglie allenatori che sappiano essere come lui. Carlo Mazzone e Vujadin Boskov su tutti.
dobbiamo stare attenti, dobbiamo giocare come oggi fino al fine. Fedele e scaramantico, Costantino Rozzi ogni domenica è al suo posto in tribuna, indossando i soliti calzini rossi. Nel mondo del calcio è entrato per caso, ma finisce per trovarcisi benissimo, anche per la sua vis polemica. Diventa un ospite fisso del processo di Biscardi, dove esalta le sue qualità di capopopolo impegnandosi in polemiche settimanali. L'impegno è tutt'altro che banale e risponde a un'idea precisa. Una piccola società deve scendere nell'agone mediatico se vuole ottenere rispetto sul rettangolo verde. Qui si confonde la dimensione cittadina anagrafica della città con la dimensione della società sportiva. Noi siamo una grande società che sta in una piccola e meravigliosa città. Il campionato si appresta a vivere il primo momento della verità. La Fiorentina, frenata dall'Ascoli, volge lo sguardo a Torino. La Juventus ospita la Roma. I giallorossi sono staccati di 3 punti. Ma i bianconeri, tra pattoni in testa, conoscono bene i rischi che si nascondono dietro partite come questa. La 7ª giornata è in programma il 1° novembre. Gli occhi di tutti i tifosi sono puntati sul Comunale di Torino. Dino, Roberto, la domanda che ho fatto a Dino: chi rischia di più in questa partita tra Roma e Juventus? Ma forse loro se perdono, Tutto il calcio minuto per minuto. Andiamo con il risultato dei primi tempi, linea Torino. Juventus 0, Roma 0 a Teciotti. Fiorentina 1, Torino 0 a Te Provenzali. 0-0 fra Inter e Genoa, voi Napoli. 0-0 tra Napoli e Avellino, la linea... Qui è lo studio con gli altri primi tempi ad Ascoli. Ascoli 1, Como 0. A Bologna, Bologna 0, Cesena 0. A Catanzaro, Catanzaro 2, Milan 0 e passiamo all'ascolto di Torino. Sì, d'accordo Roberto, ha avuto inizio il secondo tempo, ora è la Roma a portarsi in avanti il settore di sinistra. Tornella che è pronto ad effettuare un passaggio cross, cerca di servire Conti che è controllato ma riesce a centrare, palla messa in rete dai giallorossi. Brio e Zoff non si sono capiti, Brio cercava di controllare la sfera, è sgusciato. Falcao ha recuperato il pallone e l'ha messo in rete. 1-0 per la Roma esattamente dopo 5 minuti di gioco, linea Ciotti. Grazie Mario, anche qui è il 6° minuto della ripresa. Ovviamente l'annuncio che hai dato del gol della Roma è stato salutato festosamente dagli spalti viola, che vedono accorciarsi la distanza che separa in classifica la squadra di De Sisti da quella di Trapattoni. Vani gli attacchi della Juventus portati fino a questo momento sotto la porta di Tancredi, e proprio pochi istanti fa Chierico ha sfiorato il raddoppio entrando in aria e tirando verso la porta di Zoff. Il tiro è risultato piuttosto alto e terminato oltre la traversa sul fondo. Ora è la Juventus che si riporta nuovamente in avanti. Scusa Enrico, ti do da Firenze il raddoppio della squadra viola con Bertoni. Molto bella l'azione del gol. Fiorentina 2, Torino 0, a te la linea. Non è cambiato il risultato, è sempre 0-0 fra l'Inter ed il Genoa, nonostante i tentativi da parte della squadra di casa, ossia dell'Inter, di portarsi in attacco per tentare di sbloccare il risultato. Quando sono passati esattamente 33 minuti e 10 secondi dall'inizio del secondo tempo, linea Napoli. Attenzione, qui è lo studio, a Catanzaro al 30°. Catanzaro 3, Milan 0, ha segnato Mauro. Termina in questo momento l'incontro. Partita importante vinta dalla Roma e qualche fischio, come si dice, da parte della tifoseria bianconera. Risultato finale al Comunale di Torino: Roma batte Juventus 1-0, rete di Falcao al 4° minuto del secondo tempo. È tutto da Torino, linea Bortoluzzi. Dunque i risultati già li conoscete, passiamo alla classifica della Serie A. Juventus 12 punti, Roma 11, Fiorentina Internazionale 10. Come hai visto questa Juve, come hai visto l'incontro? La Juve è una squadra sempre forte, e è stato difficile, però la Roma è riuscita a fare una bella partita. Allora Trapattoni, a questo punto la prima sconfitta della Juve in campionato, che cosa succede? Beh, succede, io mi auguro che sia una sconfitta molto salutare, dico molto, aggiungo un aggettivo. Tutti volevano che il campionato non fosse così ucciso, mi sembra che oggi il campionato è nato, no? O è rinato. Il campionato si riapre, grazie alla Roma, che sull'onda lunga della vittoria in casa della Juve, la domenica successiva batte il Bologna e, complice la seconda sconfitta consecutiva dei bianconeri, conquista la vetta della classifica. È il sorpasso dei giallorossi, che adesso comandano da soli. L'entusiasmo dei tifosi torna alle stelle.
per un torneo sempre più equilibrato. Ma il calcio è imprevedibile e da Firenze giunge una notizia che lascia tutti con il fiato sospeso e fa scivolare in secondo piano le vicende del pallone. Firenze, domenica 22 novembre 1981. Si disputa Fiorentina-Genoa ed Antonioni ha il piglio del condottiero. I viola sono reduci della sconfitta a Cesena, non è bastato un suo gol. Contro i rossoblù, la gara ha preso i binari giusti nel primo tempo, quando Bertoni porta in vantaggio i suoi. La risposta genoana è affidata a Gorin. Andiamo alla ripresa. I viola dilagano con molto gusto e spettacolo. Il numero 10, idolo di casa, ha l'occasione dal dischetto al settimo minuto. Antonioni contro Martina. A prevalere è il centrocampista. Antonioni, tranquillo e perentorio, realizza. Trascorrono 3 minuti. Antonioni è lanciato a rete. Diciamo che c'è stato un passaggio in profondità, adesso non mi ricordo bene di chi. Martina esce alla disperata. Lui è riuscito a toccare la palla buttandola fuori e io sullo slancio ero per aria, col ginocchio sinistro gli devo aver picchiato vicino alla tempia così. Giancarlo cade esanime al suolo e per 30 lunghissimi secondi il suo cuore e quello dello stadio sotto shock smettono di battere. Aveva gli occhi girati in su, era diventato verde, e poi visto fargli l'espressione bocca a bocca, sentivo che siamo nel posto, si è fermato, chi stava dicendo è morto, e pensavo che restasse lì. Interviene in tutta fretta il medico del Genoa, il professor Gatto, che intuisce subito il dramma. Il gioco si ferma per 4 minuti. Poco per volta, il giocatore si rianima. La Fiorentina comunque, anche se la partita risente di questo grave episodio di Antonioni, va sul 3-1 con la bravura di Pecci e la testa di Graziano. Ma il pensiero di tutti è rivolto fuori campo. Come si sente? Abbastanza bene, sento un dolore minimo direi. Trauma cranico, fratturativo, ha una piccola frattura avvallata in regione temporale sinistra e una frattura lineare frontale sinistra, comunque sveglio. Per ora non ci sono particolari preoccupazioni, lo dovremo tenere in osservazione e le prossime ore ci diranno poi il resto. È finito tutto nel momento in cui hanno fatto il comunicato che Antonioni sarà ripreso. E... Si parla di stagione finita, con conseguente addio ai mondiali e timori persino sulle effettive possibilità di rivederlo in campo. La presenza di una falda ematica, per cui fra una mezz'ora circa lo opereremo di questa cosa. Giancarlo resta 2 ore e mezza sotto i ferri. Gli viene asportato un ematoma e vengono ridotte le fratture. Martedì 24, la speranza si riaccende. Gli esami dicono che non si riscontra nessuna lesione al cervello. Il decorso è regolare. Antonioni tornerà in campo e parteciperà all'avventura spagnola che lo consacra campione del mondo. Ma il suo incidente genera un dibattito nel mondo del calcio. Buonasera. Le drammatiche immagini che abbiamo visto prima da Firenze mi hanno fatto ricordare altri episodi, tipo quello di Somma recentemente, quello di Oriali con i 34 punti sul viso. Permettetemi quindi una raccomandazione ai calciatori: rimaniamo pure nell'agonismo, ma sempre nella lealtà, perché questi incidenti non tutti sono stati occasionali. Dissero di lui che giocava guardando le stelle. Le stelle non sempre avrebbero guardato verso di lui. Se lo avessero fatto, non avrebbe rischiato di morire sul campo in uno scontro con Martina. Non si sarebbe fratturato gravemente una gamba sbattendo contro il sampdoriano Pellegrini. Non avrebbe incontrato i tacchetti di Smuda nella semifinale del Mondiale 82. Quei tacchetti che gli impedirono di giocare al Bernabeu nell'ultima storica partita. Sfortunato, eppure sempre sereno, Antonioni. Mai portato rancore a nessuno.
all'avversario, al destino, alla critica, che lo discuteva chiamandolo putto con una punta di disprezzo. L'incidente di Antognoni distoglie lo sguardo dal campionato. Ma non appena da Firenze giungono notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute, è ancora la corsa per lo scudetto che reclama attenzioni. Il torneo entra nel vivo e le risposte che contano non si fanno attendere. La Roma, dopo la conquista del primo posto, sembra accusare la fatica della rimonta d'inizio stagione e con l'arrivo del freddo inverno perde terreno. Sembra imballato il motore dei giallorossi. L'assenza di Ancelotti comincia a pesare. Mentre, soltanto grazie alle prodezze individuali di Bruno Conti, si sbrogliano matasse intricate. La prima sconfitta è ad Avellino per mano di Juari. La seconda in casa da un Cesena che lotta per non retrocedere e che fa il colpaccio all'Olimpico, quando mancano 5 minuti alla fine. Senti Paolo, eravate particolarmente nervosi all'inizio? Oh, nervoso è una parola che non c'è in vita mia. Non lo conosco però. E sono sincero, mi dispiace molto per Lido perché è veramente un mio caro amico e spero, se c'era da fare un colpo, preferivo farlo da un'altra parte. La Roma scende proprio mentre sale la Fiorentina, che dopo il periodo di naturale rodaggio prende consapevolezza dei propri mezzi, sforna partite da incorniciare come il 4-2 ai danni dell'Inter. È passata a rendere onore al titolo di regina d'inverno, il che non è poco essendo violetta destinata a sbocciare a primavera. E così, in attesa di rivedere in campo il suo capitano, De Sisti può essere soddisfatto della propria squadra, che è un perfetto concentrato di esperienza e classe, di fantasia e concretezza. Miani, c'è un segreto in questa Fiorentina vincente? Il segreto penso sia, a parte i campioni che ci sono, parlo degli altri. sia l'armonia, no, non vorrei sembrare, è l'armonia che c'è fra noi, e, cioè il gruppo penso, che De Sisti ha saputo comporre. Fiorentina in gran spolvero dunque, ma che non riesce a spiccare il volo, braccata da una Juventus che appare più forte anche della sfortuna e che affida le proprie speranze di scudetto ad un giovanissimo attaccante diciottenne. Un tifoso milanista, uscendo dallo stadio, ha detto: ma proprio quello lì doveva capitarci, non poteva stare via Reggio. Infatti v'è da dire che Calderisi a metà settimana era via Reggio per il torneo dei ragazzi. Poi, per la temuta indisponibilità di Marocchino, è stato prontamente richiamato a Torino. È piccolo, veloce e scattante. Lo chiamano Nanu per i pochi centimetri della sua altezza, ma in campo è un gigante. Ecco come l'attaccante, di modesta statura fisica ma di sicura statura tecnica, raddoppia su invito di Bonini. Hanno vinto i bianconeri, dunque, grazie ad un gol di Calderisi, simpatico omino nero, che è certo più bravo di quanto non dicano le sue apparizioni in prima squadra. Ho fatto di più di quanto mi aspettavo e forse aspettavano tanta gente, comunque merito forse di qualcuno che mi ha dato la fiducia, mi ha dato la tranquillità per scendere in campo e niente, è andata bene, diciamo che andasse sempre così. E sono già 6 le reti di questo ragazzo, che è una realtà e non soltanto bianconera. L'aggancio alla vetta si materializza il 7 febbraio, dopo il 2-0 esterno al Como, con i gol di Gentile e Bredi. E se lo scudetto pare essere una sfida a due tra i gigliati e i bianconeri, la lotta per non retrocedere vede tra le sue inaspettate protagoniste il Bologna del Baby Mancini e soprattutto il Milan, in crisi nerissima. I tifosi milanisti non nascondono la propria delusione e preoccupazione per una squadra che non riesce a vincere e a dimostrare il suo valore. Ad aggravare il quadro ci sono poi gli infortuni di Franco Baresi e Aldo Maldera, che complicano ulteriormente le cose. Il Milan non ce la fa col Como, i tifosi si imbelviscono e ne gridano di tutti i colori dalle parti di Rivera. Piove sul bagnato e a poco vale che Jordan si sia sbloccato. Traballa la panchina di Gigi Radice, che appare incapace di trovare la via d'uscita da una situazione da incubo.
assolutamente imprevedibile a inizio stagione. L'esonero inevitabile e arriva dopo la sconfitta in casa con l'Udinese il 24 gennaio 1982. Radice viene sostituito con Galbiati, nella speranza che il destino rossonero possa mutare direzione. D'altra parte si sapeva che avevamo dei problemi e il fatto che Radice sia dovuto andare via dal Milan era soltanto per un'impossibilità di andare avanti sul piano dei rapporti con i giocatori. D'altra parte non potevamo cambiare 18 giocatori e tenere l'allenatore. Il campionato si avvia verso la fase discendente del calendario. La coppia di testa, formata da Fiorentina e Juventus, appare ben affiatata. Ma la Roma, distante solo 2 punti, ospita un Torino che è in discesa libera da molte domeniche. La Fiorentina riceve la visita del Catanzaro, la Juventus fa gli onori di casa ad un Milan che lotterà con la forza della disperazione. Il clima si fa incandescente. L'attenzione degli sportivi è ancora una volta indirizzata verso il Comunale di Torino. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Ci scusiamo, ma non tutti i collegamenti previsti possono essere effettuati a causa di uno sciopero delle squadre esterne di alcune sedi. Allora andiamo con i primi tempi in linea subito a Milano. A Milano il Cagliari è in vantaggio sull'Inter per 1-0, linea a Napoli. A Napoli, Napoli e Ascoli dopo il primo tempo 0-0, a te Ferretti. Pronto? Sì, vai pure Claudio, solo allora, con il punteggio del primo tempo. Benissimo, risultato del primo tempo all'Olimpico, Roma 2, Torino 0. Bene, allora gli altri primi tempi a Torino, Juventus 1, Milan 1. 16:01 e chiamo Alfredo Provenzale a Milano. Prendiamo la linea proprio dopo alcuni secondi dal pareggio dell'Inter. Il risultato dunque è cambiato, Inter e Cagliari si trovano adesso sull'1-1. Attenzione dunque... Alfredo, scusami, sì? Interrompo ancora dall'Olimpico, è il 3-0 per la Roma con Chierico. Roma 3, Torino 0, a Telluzzi. Chiedo scusa Varese, al nono circa della ripresa, sugli altri 5 campi della Serie A i punteggi sono ancora quelli dei primi tempi, vai pure brevemente. 20 minuti esattamente di gioco, scatta il contropiede da parte del Cagliari di Piras che si porta in aria e va tu per tu con Bordon, riesce ad effettuare il tiro diagonale di sinistro e segna il terzo gol per il Cagliari. A Torino la situazione è cambiata, al 18° la Juventus è in vantaggio, punteggio Juventus 2, Milan 1, ha segnato Galderisi. Quasi alla mezz'ora a Roma, al 27° per l'esattezza, Roma 3, Torino 0. La Roma naturalmente si concede alcuni momenti di corrida come al 23°, protagonista Falcao, la palla terminava a Pruzzo che veniva steso quasi al limite dell'area di rigore. Scusami, ma poi la punizione... qui è lo studio, a Torino al 26°. Il Milan ha pareggiato, Juventus 2, Milan 2, ha segnato per il Milan Antonelli, vai pure Milano. 3 minuti e 10 secondi alla conclusione dell'incontro con il Cagliari in vantaggio sull'Inter per 3-1. Attenzione Alfredo, sì. Qui è lo studio, scusami ancora una volta, 38° a Torino, Juventus 3, Milan 2, ha segnato ancora una volta Galderisi. Ti do il finale dall'Olimpico, Roma batte Torino 3-0. Vediamo la classifica, Fiorentina e Juventus 28 punti, seguono con 24 punti Internazionale e Roma. Signore e signori, buonasera. Juventus e Fiorentina sempre più sole. Juventus e Fiorentina continuano appaiate la loro marcia di testa, Roma e Inter rimangono a 4 punti. Siete fuori dal giro scudetto? Fuori completamente no, noi la Roma siamo a 4 punti, certo che adesso è molto più difficile. Continua la corsa in tandem della coppia di vertice. Fiorentina e Juventus procedono appaiati in perfetta sincronia per altre 2 domeniche. Massaro segna il suo primo gol in A nello stesso giorno in cui Zoff festeggia i 40 anni, difendendo il gol di Tardelli per la vittoria sul Cagliari. Tino Zoff ha festeggiato i 40 alle 530 partite e tutto sommato ha trascorso un pomeriggio tranquillo. Io, come diceva lei, ho 40 anni, quindi questo giorno del compleanno mi sembra che è giusto che abbia riposato. La domenica successiva i Viola battono la Roma. Una Fiorentina che
giocando in questo modo qui può anche andare abbastanza lontano. Mentre la Juventus vince in rimonta il derby, lo spettacolo non manca per un campionato sempre più incerto. Ero fiducioso, non dico di vincere così con un margine di questo tipo qua, però ero fiducioso che potevamo recuperare i gol di svantaggio. Il 14 marzo però c'è un primo sussulto. Graziani torna per la prima volta da avversario a Torino, ma ciò non gli impedisce di portare in vantaggio la sua nuova squadra. La Juventus nel frattempo sta sommergendo di gol la Roma all'Olimpico. Ma è chiaro che la Roma scesa in campo è così rimaneggiata, non poteva rappresentare certo un grande ostacolo per la squadra bianconera. Sono interessato perché la Juventus sta giocando una partita senza dubbio bella, tuttavia è molto avvantaggiata dalle assenze della Roma. Tutto in equilibrio fino a 3 minuti dalla fine, quando Paolo Pulici sgonfia i sogni dei Viola segnando il gol del 2-2. La Fiorentina, però sorniona ed attendista, è andata 2 volte in vantaggio, ma i Granata l'hanno raggiunta con merito. Il titolo potrebbe essere cuore contro esperienza. Stavolta parità. Oggi è una giornata importantissima perché avendo acquisito, rubato un punto alla Fiorentina e avendo distanziato ancora l'Inter da un punto, direi che è una domenica importante ai fini del calendario. Juventus avanti di un punto, ma Fiorentina che non demorde, perché la settimana successiva ritrova il suo capitano. E il 21 marzo torna in campo Giancarlo Antognoni, dal primo minuto, con i capelli corti e il numero 10 sulle spalle. Ma l'occhio degli appassionati guarda già avanti, al 4 aprile, giorno in cui è in calendario lo scontro diretto. Giornata numero 25. Il match clou si gioca in casa della Fiorentina. Giancarlo, hai scoperto oggi che lo stadio comunale di Firenze è diventato piccolo per una Fiorentina così? Ma è già diverso tempo che è piccolo. Comunque oggi è una partita molto sentita e quindi probabilmente dipende anche da quello. Partita bruttina e nervosa. Picchio, mi sembra che la Fiorentina stia attaccando rispetto al primo tempo, sia più incisiva. Ma stiamo cercando di fare quanto c'è possibile, davanti abbiamo un grosso avversario, adesso vediamo come sviluppa quest'ultima mezz'ora. Ecco, non ti sembra che la Juventus sia, non dico paga, ma sia un po' sornione, cerchi proprio il pareggio, quello che le soddisfa? Alla Juventus basta il pareggio, a noi no. Alla fine è uno scialbo 0-0 che lascia le cose così come sono. È una partita abbastanza vivace, sono stati dei complici da una parte che dall'altra, ma nel complesso beh. Come pronosticato da quasi tutti i tecnici, Fiorentina-Juventus finisce in pareggio. I torinesi conservano così il primato in classifica e, tenuto conto del calendario più favorevole, vedono aumentare le possibilità di riconquistare lo scudetto. Mancano 5 giornate alla fine del campionato. Nulla è deciso. In testa come in coda, dove a parte il Como ormai con un piede in B, tutto è ancora possibile, con il Milan in piena bagarre. Fiorentina e Juventus si concentrano al massimo per il rush finale, turno casalingo per entrambi le concorrenti. Il nervosismo gioca un brutto scherzo agli uomini di Trapattoni, che si fanno imbrigliare in casa dall'Ascoli e regalano il punto di vantaggio alla Fiorentina. Vincente sul Bologna. L'Ascoli, dopo aver superato questa mezz'ora nel modo migliore, cioè di solo uno svantaggio di un gol, è cresciuta molto, è tornata a giocare come sa e nel secondo tempo è venuta fuori ancora molto bene e penso che poi possa aver meritato questo pareggio. Grazie all'Ascoli che ha fermato la Juventus, il discorso sullo scudetto a 4 giornate dal termine ancora apertissimo, con la Fiorentina che ha riagganciato i bianconeri in vetta alla classifica. Un surplus di emozioni che accende ancora di più un campionato bellissimo, che registra anche il risveglio del Milan. 2 vittorie consecutive per mantenere viva la speranza. Dopo 6 turni, con la forza della disperazione, bisogna dire, il Milan è tornato al successo battendo il Genoa e torna quindi a sperare. Quel quarto d'ora ho dimostrato tanta rabbia in corpo, facendo un gran gol perché lo volevo fare proprio così. E mi auguro che questo gol valga per la salvezza. Giornata numero 27. La Juve ospita l'Inter, mentre la Fiorentina è ospite del Napoli. Domenica ci sono 2 partite formidabili. Penso che l'Inter, giocando fuori, è più positivo che giocare in casa.
Noi teniamo una partita molto difficile a giocare in Napoli perché stanno lottando per la Coppa UEFA. Come andrà a finire tra Juventus e Fiorentina? Ma diciamo che noi adesso diventiamo gli arbitri dello scudetto. Quindi siete corruttibili o no? Ma no, noi giochiamo le nostre partite e poi vedremo. Adesso domenica andiamo a Torino e poi riceviamo la Fiorentina in casa. Ecco. Noi cerchiamo, puntiamo al terzo posto, quindi non dobbiamo regalare niente a nessuno. Regna il perfetto equilibrio. Mazzata violenta e Castellini non è certo da meno di Gatto. Galderisi regala alla platea ancora questo brivido a pochi passi da Bordon. Ma al 76esimo rigore per la Juve, tira Bredi 1-0. I tifosi bianconeri già pregustano il ritrovato vantaggio sui rivali, ma la loro gioia dura pochi minuti. Antonio Nigol e i Viola sono ancora lì. Dopo questa partita, dopo questa vittoria soffertissima, possiamo dire di essere al 50% di possibilità con la Juventus. È il 25 aprile. Alla fine del campionato mancano adesso 3 turni. È l'inizio di una settimana dalle grandissime tensioni. La Federcalcio nel corso dell'anno ha portato a 2 i posti disponibili per i giocatori stranieri, consentendo però che il loro tesseramento avvenga entro il 30 aprile 1982. Si sono mosse tutte o quasi le grandi, compresa la Juventus, che si assicura Boniek e proprio il giorno della scadenza annuncia l'ingaggio di Michel Platini. Il colpo è di quelli che fanno rumore, ma che per il momento significa solo una cosa: l'irlandese Brady dovrà fare le valigie. Ma gli scossoni in casa juventina non sono finiti. Dal 28 aprile Paolo Rossi non è più sotto squalifica. Freme dal desiderio di tornare in campo, Pablito. Ha voglia di giocare, ha voglia di gol. Maggio 1982. Mancano 270 minuti all'epilogo del campionato, ma il testa a testa tra Fiorentina e Juventus lascia il posto a un grande atteso ritorno sui campi da gioco. Paolo Rossi torna un giocatore a tempo pieno. La squalifica per il calcio scommessa è finalmente terminata. La Juve e soprattutto Boniperti hanno creduto in Paolo Rossi uomo ed in Paolo Rossi giocatore. Ho perso veramente 2 anni di partite vere, di partite giocate con un certo agonismo, con sentimento anche. Lui, da parte sua, è sempre stato con la squadra, ha sempre partecipato a tutti i ritiri, ha sempre cercato l'odore del campo. Lo stadio è pieno per celebrare l'evento. Folta presenza juventina, ma sezione udinese del pubblico tutt'altro che disposta ad accogliere ad applausi il giocatore rientrante. In tribuna spicca la presenza di Enzo Bearzot, con il taccuino pronto a registrare la condizione del pupillo che lui vuole assolutamente per il Mundial prossimo venturo. Paolo Rossi dà tutto quello che ha, si impegna, si muove lungo tutta la linea d'attacco, soddisfa le richieste di Giovanni Trapattoni e conferma la sua tradizionale capacità di portarsi via 2 uomini, permettendo così ai compagni di godere di maggiori spazi. Il primo acuto è al minuto 36, con le 2 squadre sull'1-1. Cross di Rossi, Borin fa quello che può e Cabrini non perdona. Nella ripresa al 3° minuto, calcio di punizione sull'out destro. Va a calciare Liam Brady. Paolo Rossi di testa è più gente di tutti. Opportunismo, astuzia, intuito. Paolo Rossi sfrutta al massimo le sue doti. L'intelligenza, questa è la sua vera forza. Il campione è tornato, con tutta la sua fame di calcio. Con questo gol, dopo 2 anni, Pablito sembra aver cancellato il tempo. Chiaramente avevo perso in questi 2 anni quelle che erano soprattutto le prerogative per cercare di trovare uno stimolo anche necessario. Direi oggi quello c'era e l'ho sentito anche tanto. Adesso c'è un mondiale ad aspettarlo e poi un pallone d'oro.
Ci siamo. Quando lo speaker declama le formazioni, al mio nome si mescolano applausi e fischi. Più applausi che fischi. Ma non ci faccio caso. Sono concentrato come non mai. Uno sciame di fotografi mi segue ovunque. Io guardo attorno e non vedo l'ora che inizi. Non vedo l'ora di riappropriarmi della sensazione della partita. Galparoli, il mio marcatore, mi stringe la mano. Auguri, Paolo. Anche Causio, anche gli altri. Si comincia. L'arbitro Delia fischia. E per un po' mi sento le gambe vuote. A proposito di scudetto, mancano 180 minuti alla conclusione del campionato ed è festa grossa in casa juventina. È tornato e ha subito segnato Paolo Rossi e la Juventus ha guadagnato un importantissimo punto di vantaggio sulla Fiorentina. Sicuramente il campionato si accorcia, il calendario si accorcia, è un margine importantissimo, però direi ancora non la tranquillità, perché proprio poc'anzi dicevo ai ragazzi il campionato inizia domenica. 9 maggio 1982, penultima di campionato. Il comunale di Torino è colorato di bianconero e dà la carica alla Juve, che riceve la visita del Napoli. La Fiorentina invece gioca in casa con l'Udinese. Gli attacchi juventini si infrangono contro il muro eretto da Castellini, che fa il fenomeno. I viola invece vincono facile contro gli altri bianconeri. È di nuovo parità. Juventus e Fiorentina si giocano la stagione negli ultimi 90 minuti. Dal 9 maggio inizia la settimana più lunga del 1982. Una settimana che vale un intero campionato. La vigilia dell'ultima giornata, in programma il 16 maggio, è da cardiopalmo. Nel calcio Juventus e Fiorentina appaiate nello sprint finale. In zona salvezza soltanto il Milan non vince, ma anche qui è ancora tutto da decidere. La sfida scudetto si gioca sull'asse Catanzaro-Cagliari. In Calabria sono di scena i bianconeri, mentre in Sardegna c'è la Fiorentina. Per la salvezza invece sono quattro le squadre coinvolte. Oltre a Milan e Bologna, ci sono anche il Genoa e il Cagliari a giocarsi le ultime carte per la permanenza in A. L'attesa per gli ultimi 90 minuti è spasmodica. E lo spareggio scudetto, a detta di molti, è dietro l'angolo. Oggi è più attendibile l'ipotesi, comunque vediamo un po' quello che succede. Noi cercheremo di fare la nostra partita gagliarda sotto ogni punto di vista, poi vediamo un po'. È sempre stato un campionato a 30 partite, perciò sarebbe magari più logico che si risolvesse alla trentesima. Se poi ci vorrà la trentunesima, niente, significa che ci sarà un incasso in più da parte delle due società e un premio in più per i giocatori. Il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. In rapida sintesi, cene di cronaca, linea Enrico Meri. Gentili ascoltatori, vi ricordiamo ancora il risultato. Diceva Catanzaro, Catanzaro 0, Juventus 0, dopo i primi 45 minuti di gioco. L'incontro è importante per le due formazioni, per la Juventus perché vuol dire scudetto. Linea Sandro Ciotti. 0-0 anche al Sant'Elia, caldo estivo, spazi gremiti al limite della capienza, terreno perfettamente agibile, dirige Mattei. Qui è Cesena, vi ricordo ancora il risultato al termine dei primi 45 minuti. Il Cesena 1, Milan 0, la rete quella di Gardini, il tempo di 42esimo, linea e microfono a Napoli. Eccomi qua, ricordo il risultato del primo tempo qui a Napoli, che vede il Genoa in vantaggio per una rete di Priaschi al terzo minuto. È un Genoa molto attento che si gioca in questi 90 minuti, praticamente di fine campionato, la permanenza in Serie A. Un Napoli piuttosto impreciso, sfilacciato qualche volta nelle conclusioni. Abbiamo fatto la nostra partita senza pensare al risultato che facesse la Juve, quindi continuiamo. Senti, a giocare. Comunque è una partita nervosa. 17:02 minuti, linea Enrica Meri, vai Catanzaro. Sì, d'accordo Roberto, il secondo tempo ha avuto inizio da circa 34 secondi, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Scusa Meri, qui è Napoli, 11esimo, il Napoli ha pareggiato con Criscimani, gran tiro da fuori aria, a te la linea. Chi deve intervenire? Era ancora Cesena, il Cesena è andato ancora a rete. Piraccini l'autore, vai Bortoluzzi. Bene, allora Cesena 2, Milan 0, Everardo?
Perfettissimo, perfetto. Benissimo, va bene, allora Sandro Ciotti. D'accordo Roberto, prendo la linea mentre si gioca il sedicesimo del secondo tempo a Cagliari. La situazione è ancora di 0-0. Due minuti fa, al quattordicesimo per la verità, la Fiorentina era andata in gol con Graziani, ma Mattei ha annullato perché l'azione era stata viziata da una spinta effettuata dagli attaccanti viola nei confronti dei difensori sardi. Ancora 0-0 tra Fiorentina e Cagliari e Tifoglianese. Qui è Ascoli 0, l'Ascoli Bologna in vantaggio per 1-0 al 19° del secondo tempo. Sì, sono Giacoia, prendo la linea naturalmente. Direi il Napoli è andato in vantaggio con Musel, il numero 7, siamo intanto giunti al 17°. C'è stata un'azione improvvisa, una specie di contropiede direi a questo punto, perché il Bologna, il Genoa era dall'altra parte e il Napoli è andato in vantaggio. Attenzione, scusami, vorrei sentire Verardo per il marcatore del Milan. Sì, è perfetto, allora è Jordan l'autore del gol per il Milan di testa, Cesena 2, Milan 1, e Cesena voi Napoli. Bene, bene, via, chi deve intervenire? Sono Foglianese da Ascoli, l'Ascoli ha pareggiato su cross di De Ponti, al volo Torrisi di piatto destro, gol splendido 1-1 tra Ascoli e Bologna, siamo giunti al 22° minuto. Vai pure Enrico Meri. E 21 minuti di gioco nel secondo tempo, risultato immutato, quindi la lotta per lo scudetto continua ancora vigorosa e sostenuta sia a Cagliari che qui sul terreno del campo militare di Catanzaro. L'azione prende piede. Attenzione, attenzione, Cesena, il Milan è pervenuto al pareggio, gol di Romano. Siamo quindi a 2-2 fra Cesena e Milan quando siamo esattamente al 22°. Vai Enrico. Benissimo, è stato concesso un calcio di rigore in un'azione rocambolesca e c'è stato un fallo di mano commesso dai giocatori della difesa del Catanzaro. Brevi dovrebbe essere l'uomo incaricato di effettuare questo calcio di rigore. Parte il tiro, rete sulla destra del portiere Zaninelli, si è insaccato il calcio di rigore, un raso terra non molto forte ma tirato con estrema precisione. Ora la Juventus per il momento è campione d'Italia, linea Ciotti. Attenzione, Milan in vantaggio. Quando mancano 8 minuti al termine, Antonelli ha portato in vantaggio il Milan. Sì, allora Sandro, dia pure ai tuoi tecnici di aprire i potenziometri per il tuo microfono e quindi ci scambieremo rapidamente la linea. Qui mancano da noi un meno di 3 minuti alla conclusione dell'incontro, e da voi. Scusa Mary, il Genoa è passato, ha pareggiato in questo momento col numero 14 che è Faccenda, che era entrato praticamente pochi minuti fa, 2-2 qui a Napoli. Bene, poi sentiremo adesso tutti quali saranno le reazioni sul terreno del Ferrari. Intanto il gioco in questo momento sta svolgendo a ridosso linea centrale campo, è finita qui da noi e da voi Sandro. No, mancano 30 secondi, tiro della Fiorentina con Birkut, para a terra Corsi, a Corsi aggiandosi sulla palla e questo istante fischia la fine. Mattei, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari, a te la linea. Lo scudetto è stato vinto dalla Juventus, quindi nessun spareggio, scudetto subito alla formazione bianconera, un'altra stella sul petto dei giocatori juventini che conquistano così il loro 20° titolo. Questo ha detto e sancito, come avete potuto seguire attraverso la nostra trasmissione, l'ultima giornata del torneo, un torneo che resterà indimenticabile non tanto per l'aspetto tecnico quanto piuttosto sotto il profilo dell'interesse e dell'incertezza. Amici sportivi, buonasera. Il campionato di Serie A è terminato. La Juventus ha vinto il suo 20° scudetto passando a Catanzaro con un rigore realizzato proprio da Bredi, che l'anno prossimo non sarà juventino. Comunque un campionato, al di là di questo risultato di oggi, brillante per la sua squadra, al di là delle aspettative forse. Ma sì, così, arrivare alla 30ª lottando con la Juventus ad armi pari e poi vedersi sfuggire un titolo che comunque la Juve deve aver meritato per forza. Noi abbiamo fatto il massimo, credo, e non soltanto fino al 30°, abbiamo cercato fino al 90° di vincere, però avevamo davanti un bel Cagliari, la partita è andata così. Bastano dunque i 90 minuti e la Juventus è la prima squadra italiana che arriva a tagliare il prestigioso traguardo della seconda stella. Un risultato raggiunto grazie ai soliti campioni di sempre, alla giovane rivelazione Galderisi e ad un gentiluomo che dice addio alla Juve con classe e assoluta professionalità. Sì, non poteva andare meglio. Sono contentissimo, sono pieno di gioia e un po' di triste anche, perché lascio questi ragazzi che sono veramente campioni, veramente bravissimi. Maggio 1982. Liam Brady sa già che andrà via dalla Juventus. Due settimane prima, la società ha comunicato ufficialmente l'acquisto del polacco Boniek e del francese Platini. Nessuna polemica,
l'irlandese è stato accantonato, anche se Giampiero Boniperti è il primo a dolersene. Lo considera ormai uno di famiglia. Ma le regole sono severe. Gli stranieri utilizzabili possono essere solo due. A Catanzaro, Brady è indubbiamente il migliore in campo. Sembra animato da uno spirito combattivo, non sempre presente in altre gare, dove si è sempre segnalato per la classe piuttosto che per le doti agonistiche. Alla mezz'ora l'azione del gol che hanno deciso l'incontro e il campionato. Ha sul piede il pallone che può valere lo scudetto. Tiro a botta sicura. È gol, da accompagnarsi a una corsa felice, con tutti i compagni a cercare di raggiungerlo. Un rigore che vale uno scudetto e permette a Brady di occupare per sempre un posto nella memoria dei tifosi. Un gol minimizzato. Ho fatto solo il mio mestiere, gli scappa da dire, ponendosi ad alta voce un dubbio che il tempo si incaricherà di risolvere. Non so se Boni e Coplatini vinceranno due scudetti in due anni. Brady aveva una piuma al posto del sinistro. Non era rapido, ma evitava gli avversari con coordinatissime finte di corpo. I passaggi erano colpi di pennello. Aveva uno spiccato senso della posizione. Gli volevano tutti bene. A Catanzaro, l'irlandese aveva le lacrime agli occhi, ma da uomo orgoglioso evitò ogni tranello dialettico. Vinto dalla tristezza, disse solo: «Non potevo sbagliare quel rigore. Questo addio mi procura un grosso dispiacere. Sono i contrattempi nella vita di un professionista». Mentre la Juve festeggia il suo prestigioso traguardo, in coda si consuma il dramma sportivo di Milan e Bologna, che si congedano dalla massima serie. I bianconeri di Mazzone hanno battuto per 2-1 un Bologna che sino all'ultimo ha cercato di scongiurare la retrocessione. Non ce l'ha fatta, ora in Serie B. Non le era mai capitato nella sua lunghissima e gloriosa storia calcistica. Giusi Farina, presidente di un Milan sfortunatissimo. In due parole tutta la sua amarezza. Ma soprattutto perché il Milan ha disputato un grande secondo tempo e speravamo fino all'ultimo secondo di che venissero coronati i nostri sforzi. Invece purtroppo il pareggio ottenuto da Genova ci ha raggiunti negli spogliatoi e lei mi capisce, siamo passati dalla gioia all'amarezza, insomma, come dice lei. Chi festeggia, quasi come avesse vinto uno scudetto, sono le provinciali, con Ascoli, Catanzaro, Avellino e Cesena, che arrivano nell'ordine alle spalle di Fiorentina, Roma, Inter e Napoli, che conquistano un posto per le coppe europee. Direi che complessivamente è stato un campionato che forse ha esaltato meno valore rispetto a quello dello scorso anno, che c'era anche Napoli, Roma e la stessa Inter, però direi che questo appassionante duello fra noi e la Fiorentina ha messo tutti gli sportivi d'Italia in un'atmosfera così delicata e così curiosa, che direi è un campionato stupendo, non solo perché l'abbiamo vinto, ma direi proprio per come è anche giunto al suo epilogo. Con lo scudetto che resta a Torino, si chiude un campionato che ha regalato emozioni fino all'epilogo. I tifosi viola lo sognano a lungo, in una stagione che invece si conferma per il secondo anno consecutivo a tinte bianconere. Un torneo con tante conferme e qualche gustosa novità. Le prime maglie con lo sponsor in bella vista, i dibattiti sempre più coloriti del processo del lunedì, che al suo secondo anno di vita sforna già personaggi destinati a fare storia. Una stagione in cui i tifosi hanno tenuto il fiato sospeso per il grave infortunio di Antognoni, ma hanno anche urlato a squarciagola per celebrare una serie di traguardi importanti raggiunti dai loro beniamini. Storie che si intrecciano. I 100 gol in Serie A di Ciccio Graziani, ma anche il primo gol in A di Daniele Massaro, nel giorno in cui Dino Zoff festeggia i 40 anni e le 530 presenze nella massima serie. Una ribalta, quella del campionato italiano, che concede attimi di felicità autentica anche a Francesco Scorza, che a 35 anni e dopo 141 partite
può finalmente urlare la sua gioia per il primo gol in Serie A. Un campionato che propone anche il curioso fuori programma di Cagliari. Alla 14ª giornata, un elefante fa un giro completo di campo. Bizzarrie che si legano bene con il nuovo che avanza e che ha il volto di giovani talenti alle prime uscite nel campionato di Serie A. Il 17enne Roberto Mancini, piuttosto che Giuseppe Giannini, non ancora principe. Riccardo Ferri o Incocciati. Ma su tutti, forse, in questa stagione, spicca la storia del 22enne Eddie Bivi, catapultato, grazie al Catanzaro, dal Mestre in C2 alla massima serie e capace di laurearsi vice capocannoniere dietro Bruzzo con 12 reti. Volti e protagonisti del torneo più bello del mondo. Anche per questo, anno dopo anno, campionato Io ti amo.